Questa è la storia di un re e di una regina, alle cui nozze seguirono i tempi avversi che ci lasciarono stupiti. Venne la crisi e la regina disse allo sposo che era colpa di tutte le spese passate, del suo popolo svogliato e malviziato e del forte debito che aveva accumulato. Il re, titubante, però innamorato, ripose il suo dubbio e al popolo impose sacrifici, rigore e strane manovre. Non prendeteci sul serio, non siamo mica attori. Udite, gente accorta, l'orecchio a me tendete, vi narro del re Europa e di sua bella sposa. Guardate, gente assorta, il regno conquistato, unione è stata fatta e il popolo è gioioso. Quest'orda bruna avanza lo straniero nella mia luna di miele. Oh sire timoroso, non tien per me riguardo, per qualche burrascoso mi scoglie da me lo sguardo. Pia regina, bianca europea, centrale accanto a me voi state, farei ben altro a seguirlo d'anima mia, ma invado le mie terre mentre voi vi lamentate. Il dubbio battanaia per il futuro, andate avanti la plebaglia che voi qui siete al sicuro. Avanza il re padrone, a lui dinanzi ti due passi. Qua
bacconi a spread e a sassi. Del bianco. Guardate, mia regina, il vostro burrascoso ha fatto fuori prima il mio prode valoroso. Ma quale valoroso? È quel che meritava. Viveva in moso e soso, in pensione presto andava. Per il valor di chi comanda, re Europa un po' confuso, il suo alfiere in quarta manda e la regina toglie il muso. A dove svezza di una bolla immobiliare, così che il nero incalza con un titolo in sapore. Defilando la sua mira, il bianco alfiere se lo mangia. Si scatena donna oscura e il re Europa aspetto cangia. Scacco, allertate le mie truppe, mi trovo sotto attacco, che la bella oscura irruppe. Maestà, ciò che chiedete non è il nostro possesso, se ben vi ricordate avete il fianco compromesso. Spostate voi, maestà, la vostra residenza, per la stabilità bisogna aver pazienza. Ma bianca europea, voi foste a dirmi di mandar pedone a morte, e or che mi invadono le coste, mi chiedete senza il rocco di spostar tutta la corte. Vedete forse altra soluzione? Attaccarvi non potete alla sovranità, mettetevi al riparo dalla speculazione. Pagate il vostro conto e lo spread scenderà. Il re, benché nolente, si sposta al che di lato, non gli ritorna in mente di che s'era indebitato. Ehi, non fa riprender fiato e non fa venirne a capo, che un soldato è minacciato da un cavallo nero e cupo. Risponde il re a minaccia, e con minaccia di cavallo la regina in fondo caccia. Struttura a freccia, non soltanto per difesa, al suo alfiere apre la breccia che contiene in sé l'impresa.
Ahimè, adesso si prospetta un salto avvelenato, di cavarlo una forchetta immune al fante che è inchiodato. Tocca a me, che son sovrano. Presto, torre, fate in fretta. Vi offro un posto che ne sia. Su, venite alla più stretta. Fermi sì la sua mano. Ma quand'è così prolisso? Crei in essere un ciarlatano. E poi, che noi il posto fisso? Fareste meglio a ricordare il domaneo liberale. La torre gli può stare. E il precariato non è un male. Più mobilità in uscita crea nuova occupazione. Vi semplifica la vita licenziare cavallo fannullone. Come prima il re annuisce, dando ascolto alla sua sposa. Quindi in ordine impartisce danzequina senza posa. Al galoppo, fine vacca e fino che è colonna chiusa. Il precario donna attacca e la fiera intanto annusa. Resta al re una sola scelta: mandarlo in cassa integrazione. Il cavallo avanti salta in F5 e si dispone. Lesto il nero a izzarcione ad alfiere bianco contro. Pone l'interrogazione e prepara spinta al centro. Accidenti, non ho il tempo di tirare l'alfiere indietro, altrimenti scende in campo quel pedone scuro e tetro. Ora torre si può dare di venire al vostro fianco, basta solo rinunciare all'alfiere campo bianco. Non son fiero né sicuro io di questi sacrifici, di cui ad essere sincero non ne vedo i benefici. Beh, se di me non vi fidate, se il mio piano mi pare vago, questa lettera leggete, me l'ha data Mario, il drago. La missiva ben servita, il re la scruta attentamente, dice: un minor tenor di vita farà Europa più attraente. L'investitor straniero, se il lavoro costa poco, porterà qui il suo denaro e la crisi sarà un gioco. Se davvero si vuol dare alla crescita uno slancio, presto si dovrà arrivare al pareggio di bilancio. A casa i compiti svolgete per vantaggi a medio raggio, sia al mercato mostrerete il regal vostro coraggio. Un re convinto e indottrinato ora sa che cosa fare. Sono coppa del passato necessarie morti amare. La torre al re s'affianca che s'alfiere vi ha mangiato. Prende il tempo che gli manca per mozzare il fiato. Donna
oscuro avrei il piacere, se l'onore mi è concesso, di decapitarla a piede, benché vi entra nell'ho appresso. Alla tua brama puoi dar foga, prendi anche la sua impresa, mi ha lasciato via di fuga, nei tagli pubblici alla spesa. Presentato da riforma impopolare, dalla colpa sollevato, il re si accinge a manovrare. Pedon, che da torre sei sospinto, avanza fino a quel di donna astuto. Adesso per me soffia quel buon vento che l'articolo 18 aveva impedito. Trivio torna in sesta, sì ch'io provveda ad ulterior declassamento, mentre il bianco già s'appresta a fare festa, dei titoli dei dips aumenta il rendimento. Minaccia, donna oscura, o pedon del fianco destro, le scorgo in volto la paura, da quando io dei tagli son maestro. L'economia sarà sempre più cupa e il MES dovrai firmare in primavera. Inoltre ancora d'un passo, pedone, il tuo controllo sarà per lei un salasso di spazio e poi il tracollo. Con eleganza schiva la lancia del pedone, sì, donna oscura arriva in precedente posizione. Sa ben che l'inflazione, tenuta via dal bianco, le dà buona occasione d'attaccare l'altro fianco. Bianca europea nel mentre realizza i suoi mandati, da lì tien pieno il ventre a banche a fondi salva stati. Senza del re il permesso, dal patto di Lisbona tutto questo l'è concesso. Oh, dente guizza, finalmente indignazione, ma la stampa minimizza e resta solo confusione. Affonda la concordia e profitta donna oscura di chiacchiere e discordia per imporre forte usura. Mio cavallo fedele, mi hai servito bene, tecnico e crudele, inflitto al bianco giusto.
niente bene. Adesso torna a casa, può dare il sole in testa, che la giornata è acquosa e per il rischio di protesta. Il popolo confuso, un neo disoccupato, se non di più, ha compreso di non aver capito. Così conduce inchiesta, marciando in diagonale, però in quarta s'arresta e fa scontro frontale. Sbaraglia il suo rivale, poi punta a donna oscura. In sacro far la quale cria giù la sua dimora. Qual è già mai il motivo? Portatemi chi osa deliberato tratto privo di voler mio o di mia sposa. Sono io, innanzi a voi mi prostro, il solo Alfier che in vita vi rimasto. Agì nel ben comune in quello vostro, togliendo al re nemico l'avamposto. Senno sciagurato, mi porta ad ascoltare quel folle laureato che ha la faccia di parlare. Agita semplarmente il luogo pubblico e abitato. La clemenza è da perdente, ma è in urgenza condannato. Intanto chi avvallo la giusta punizione, sbrigliate quel cavallo, c'è da parar pedone. Il nero Alfier percorre fino al tratto quarto il varco. Lì metterà la torre sotto mira del suo arco. Di cavallo un altro salto, Bianca Europea propone, verrà multa dall'alto contro l'Acheo pedone. L'oscura donna in fretta non fugge l'occasione e con qualche piroetta si compra il partenone.
donna bianca, forse occorre, secondo i vostri insegnamenti, in balia lasciar la torre di tristi avvenimenti. Bianca ora fa un accenno di assenso al re pronuncia, poi gli ricorda il pegno per baciare la sua guancia. Sentendo al fior l'odore dell'imminente sorte, recupera l'ardore per scampare alla sua morte. Alla regina fugge, rompendo le catene, infrange forse legge, ma non costituzione. S'avvia letale mossa, intanto donna oscura, la torre bianca affossa e al re mette paura. Consiglio di sua sposa, re Europa lascia la traversa. E ahimè, sull'altra torre impresa, il nero alfier s'avversa. Posso farlo. Al nemico verso fuoco posso solo consegnarlo. Ho qui la soluzione. Firmate il messo, messire. Sarà ad ogni nazione quest'ente superiore. Mio buon re, malato d'amore per bella regina, voi, ahimè, non vi accorgete che andate in rovina. Vi accingete a firmare una triste condanna a quel poco d'onore che ancora non vi manca. Su quale regno volete regnare? Sono morte le torri, l'alfiere e i pedoni, ed illeso il nemico è contento che voi reiterate rigore e sanzioni. Sentiamo l'alfiere che viene dalla terra. Cosa di meglio di estrema difesa? Parla assai chiaro il manuale di guerra. Cambiare piano equivale alla resa. Che il piano intrapreso sia tutto sbagliato concordo, ma il nemico invaghito di tanta mattanza orse sbilanciato a riempirsi la panza. C'è ancora speranza per questa nazione. Ne avete in potere di cambiarne la sorte, ma vi attenzione che la soluzione prevede a regina di andarsene a morte. Come osi? Zitta! Cosa? Sempre mi si voi dinanzi a me. Morne dura la pazienza! Sono sempre il vostro re! Abbiatemi obbedienza! Sapete che rischiate? Alfiere latitante, quando te si sostenete che bianca europea mente. Invero, lascio a voi su questo giudicare. Ve l'ha insegnato lei di certe morti necessarie. Guardate il salto che adesso v'è proibito. Dal suddetto sacrificio viene seguito. È indolore come quel guizzo di cavallo. Giungerò con la mia spada al nero collo. Per Giove, dite il vero. Adesso finalmente anch'io vedo.
Padon, blocca la strada allo straniero. Per lui non ci sono mosse. O almeno credo. Destriero, lesto, scendi, da scacco a crisi e al nero. Bianca europea, vi chiedo sofferente che la grazia voi mi concediate di veder che per la gente alla vita di cuor vostro rinunciate. Il re, ma cosa dite? Possiamo tassare l'aria? Perché non mi guardate? Mi porterò le infrastrutture, la finanziaria riforma giudiziaria. Il cuor mi piange, or che capisco vi importa della gente solo quando evade il fisco. Andate a morte in sesta e dite al drago Mario che è più importante il pane che un istituto finanziario. No, non salvami. Alfiere, a te l'onore. Mio sire, con piacere. Thank you.
È noto il tuo peccato, re Grisi disarmato. Nella corte è la tua sorte, di una nuova Norimberga. Sarà lei a giudicarti per i crimini di guerra. La storia del re Europa che il MES ha rifiutato e della sua vittoria. Ma badate, gente accorta, che il nostro Parlamento il 19 luglio il MES l'ha già firmato. Europa contro crisi. Ora vado a presentare tutti gli attori, non attori. Cominciamo con i pedoni, Giuseppina Trupia, Giuseppina Lanzaracco. Daniele Grano, Franca Spataro. Clara Iuculano, Gabriele Monaco. Elena Baiamonte, Ilenia Di Paola Ficarella. Carmelo Sinatra Junior, Emanuele Di Paola Ficarella. Marco Vasile e Marco Vasile e Salvatore Noto. Santi Grano, Carmelo Cutrò. Giuseppe Cuccia, Danilo Mortellaro. Andiamo alle torri, Francesca Costa, Cristina Mangiapane. Vai Franci! E poi Salvo Bellomo, l'altra torre, scusate sono un po' lenta. Salvo Bellomo e Roberto Vasile. Cavalli. Marco Bellomo, Ivan Di Paola Ficarella. Danilo Abate, Davide Parrino. Gli Alfieri, Paolo Sinatra, Antonino Colletti, Flavio Costa.
no, Dennis, tu stai lì, fermo. Ora andiamo a presentare il re e la regina. Da una parte, re Europa, Luca Trizzino, e bianca europea, Giusy Collani. Il re nero e la regina oscura, e abbiamo Claudia Carubia e Carmelo Spallino. E l'alfiere bianco, infine, Dennis Di Paola Ficarella. Spero di aver chiamato tutti. Ora manca il compositore delle musiche. Dov'è? Lorenzo Baiamonte. Mario il Drago, Giuseppe Spallino e la Morte, Claudio Di Paola Ficarella. Infine, naturalmente non meno importante, il regista, sceneggiatore e narratore Davide Grano. Grazie a voi. Valentina Rizzo, voce d'onno oscuro fuori campo e presentatrice. Dicono di ringraziare anche Domenico Mortellaro. Andiamo ai ringraziamenti. Scusate. Allora, i ringraziamenti vanno in ordine alfabetico a Dario Albertini, Gaetano Cannella, Giuseppe Gelardi, Vincenzo Di Salvo, Egle Iuculano, se non mi vola la gomma, Giuseppe Parla, Franco Pollani, Adriano Pitanza, Adelaide Spallino, Fabrizio Tamburello, Gigi Trizzino, gli assessori Milko Cinà, la dottoressa Carmela Grano e Giuseppe Noto Castagnino, il sindaco Giovanni Panepinto. E un ringraziamento speciale per la simpatia, l'amicizia dimostrataci va alla squadretta B del Corpo Forestale. Giuseppe Geraci, Giuseppe Cammarata, Carmelo Tropia, Roberto Bruno, Giuseppe Cardinale, Antonino Ciccarello, Girolamo Comparecchi, Salvatore Pullaro, Salvatore Franciamore, Liseo Fodero Giuseppe, Francesco Parrino e Vincenzo Rabanto. Ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno aiutato con i vestiti, ora di sicuro ne dimenticherò qualcuno, Elena Diletto, Martina Midulla, Mattia Grano, scusatemi se ne dimentico, Alessio Manno e tanti altri che in questi giorni ci hanno... Rosi? Ah sì, scusate, Rosi Trizzino che ci ha aiutato con il trucco poco fa. E tutti quelli che hanno fatto le riprese, Giovanni Lattuga, la TVA, Equisquina TV. Vorrei qui le due persone che sin dall'inizio dell'estate hanno condiviso insieme a me questa esperienza. Dennis e Luca. E poi soprattutto voglio ringraziare tutti voi. Io ve l'ho già detto, stavolta questi 40 minuti sono stati per gli altri, per il pubblico. Ma tutto quello che abbiamo passato, tutti i sacrifici che avete fatto, è stata quella la vera esperienza, tutti i momenti di prima. Grazie a voi, grazie a tutti. E grazie a voi!